Ciao a tutti, in questo primo video vorrei parlarvi di 5 piante che troviamo spontanee e in grande quantità in questo periodo. La premessa è che la raccolta va fatta lontano dalle strade, lontano dai luoghi inquinati, perché anche se non assumiamo queste piante a livello interno, quando andiamo a creare degli incensi o comunque dei sacchettini, tutto ciò che la pianta ha assorbito lo emanerà e lo propagherà. Quindi più sono pulite le piante, più sarà pulito il nostro fumo dell'incenso. Una delle piante molto facili da reperire è il finocchietto. Come vedete, si riconosce anche da lontano perché presenta uno stelo secco molto alto. E se ci avviciniamo alla base di questo ramo secco, troviamo una pianta di finocchietto fresca. È una pianta estremamente depurativa, come un po' tutte le piante che nascono nel periodo primaverile quando usciamo dall'inverno. Tant'è vero che è associata proprio per la sua nascita primaverile al serpente che si risveglia dal letargo. La medicina popolare ci parla di un uso legato al risveglio anche della vista. Migliorare la vista, anche per estensione, è proprio un aprire gli occhi, quindi un risveglio, e in più si collega alla qualità del finocchietto a livello magico di propiziare i sogni divinatori. Una delle qualità del finocchietto che a mio avviso ci arriva direttamente dalle mammane, quindi dalle streghe, dalle erbane, dalle guaritrici, dalle levatrici che aiutavano nei parti, è la qualità del finocchietto di stimolare, il latte nelle giovani donne, nelle giovani madri, e quella anche di aiutare a purificarsi dopo il parto. Questa è una sapienza che arriva dalle donne, assolutamente. Essendo una pianta legata al serpente e quindi anche ai vermi, poteva essere utile anche per sverminare, quindi per allontanare i vermi, e per estensione, quindi di allontanare gli spiriti maligni, perché sappiamo che il serpente, i vermi, tutti gli animali che comunque risiedevano nel terreno per la chiesa erano legati a qualcosa di demoniaco. E quindi il finocchietto, che inizialmente nella medicina popolare era legato al serpente e al suo risveglio, diventa una pianta che combatte il serpente, quindi tutte le manifestazioni demoniache. Se ne consigliava infatti un rametto attaccato alle finestre. Tanto è vero che nella tradizione dei benandanti friulani si trova il fusto del finocchio usato come arma contro i demoni, che invece sono armati di sorgo, più comunemente conosciuto come saggina, con il quale si costruivano le scope, tuttora si costruiscono, e sappiamo bene che la scopa poi è diventato un simbolo identificativo della strega, e anche per similitudine al forcone dei diavoli, che poi in realtà erano comunque tutti attrezzi domestici e contadini del popolo pagano, quindi del pagus, delle campagne. Associati chiaramente all'antico culto. Una curiosità su questa pianta è il suo nome, dal quale deriva la parola infinocchiare, ovvero infinocchiare sappiamo che significa raggirare, perché nel Medioevo c'era una pratica abbastanza comune che era quella di infinocchiare il vino e anche la carne, ovvero il vino veniva servito dopo aver fatto mangiare una piccola costa di finocchio, in modo tale che risultasse più dolce. Quindi probabilmente il vino di scarsa qualità appariva più buono. Stessa cosa per la carne, in quanto
veniva aggiunto il finocchio nelle preparazioni di carne, che spesso non era fresca, assumeva questo sapore più buono, più dolce. E indubbiamente il finocchietto aggiunto alla carne, e agli insaccati, abbiamo anche delle memorie recenti, tipo il salame con i semi di finocchio, aiutava tantissimo con le sue proprietà vermifughe a scacciare i vermi della carne, che probabilmente non era buona, quindi aveva anche questo duplice uso. Passiamo ora alla piantaggine, perché è una pianta estremamente diffusa, spontanea, la vediamo sempre. Forse non ci abbiamo fatto caso abbastanza, ma è talmente abbondante intorno a noi che è stata sottovalutata. In realtà ha tantissimi benefici e per di più è una pianta molto buona da mangiare, per esempio nelle torte salate. Sembra che il suo nome, Plantago, derivi dalla pianta dei piedi, perché si dice nella medicina popolare che una foglia di questa pianta messa nelle scarpe aiutasse i piedi a riprendere vigore e quindi eliminasse la stanchezza. È una pianta che in effetti cresce ai bordi delle strade, lungo i sentieri, e che probabilmente per una teoria di somiglianza, quindi quella che viene definita delle segnature, è stata identificata anche dai viandanti proprio come una pianta del piede e quindi utilizzata per tutte le affezioni di questa parte. Strofinare la foglia sulla pelle rovinata, escoriata, infiammata, aiuta a guarire la ferita. Viene usata anche per esempio nelle punture di zanzara. La piantagine viene associata a Marte, probabilmente per la forma delle sue foglie che ricordano appunto delle lance. Il tarassaco è un'altra pianta come la piantagine, estremamente diffusa. È caratterizzata da un fiore giallo, che è forse quello che più ci attira quando passeggiamo. Il tarassaco ha la particolarità di sviluppare un soffione una volta che il fiore è maturato, che è appunto la parte del seme, quindi grazie al soffione il tarassaco si riproduce. Ci sarà capitato sicuramente di soffiare questo fiore batuffoloso ed esprimere un desiderio. Questa è una delle tante tradizioni magiche del tarassaco, che ha una magia molto spontanea. Quindi è come lanciare un intento. Quando si soffia sui semi, li doniamo insieme al nostro intento alla natura. Essendo poi una pianta che cresce all'inizio della primavera, è una pianta legata alla depurazione, ma anche proprio a nuovi inizi. Dalle tradizioni popolari ci arriva anche la notizia che il soffiare sui semi di questo fiore aveva uno scopo divinatorio, perché veniva osservato il movimento dei semi e se ne traeva auspicio. Inoltre, inviare questi semi richiamava l'amato, un po' come inviare un messaggio di fertilità, un richiamo sessuale. Il fiore del tarassaco, avendo moltissimi petali e avendo questo colore giallo intenso, era associato invece all'abbondanza. Quindi ogni parte del tarassaco può essere utilizzata per un incanto diverso. Come il finocchietto e come anche la piantaggine, il tarassaco è una delle piante utilizzate a inizio primavera per depurarsi dalle scorie invernali. Un altro nome, infatti, con cui è conosciuto il tarassaco o dente di leone per la sua forma è epicialletto. Una curiosità legata al tarassaco nel folklore popolare è che viene considerato l'ombrello delle fate, un luogo di rifugio dove le fate si vanno a riparare durante le piogge.
Parliamo del papavero, che è un fiore che troviamo ovunque, e già soltanto osservandolo capiamo la sua particolarità, perché è un fiore che si trova sia da solo oppure in gruppo, e la sua particolarità è proprio quella di distinguersi dal resto della vegetazione, perché spicca con questo suo colore rosso. La sua parte interna è molto enigmatica. Io la sento molto legata all'aspetto della luna nera, e quindi a questo centro scuro con i semi, nel quale risiede la potenzialità e la potenza di una pianta. Sappiamo che è stata usata tantissimo dalle streghe per creare i tre unguenti, quelli classici, per esempio quello per il volo, o quello per trasformarsi in animale, o quello per partecipare al sabba, quindi per ritrovarsi alle riunioni. Infatti ha proprietà allucinogene, avendo proprietà sonnifere e allucinogene, è associata al viaggio, al distacco, quindi una pianta che porta altrove. È legata infatti a Saturno e, per quanto possa sembrare strano, era un'offerta dedicata ai defunti. Ha questo suo duplice aspetto di nascere sotto il sole quasi estivo, ma di nascondere in sé una parte invernale. Quindi è un fiore che, a mio avviso, racchiude l'essenza di, proprio nella sua manifestazione, racchiude l'essenza del ciclo della natura. È stato utilizzato nella medicina popolare da sempre, dal papavero si estrae l'oppio, che era una delle risorse più importanti dell'impero romano. È una pianta molto antica, e il suo collegamento con il mondo dei defunti, quindi anche degli antenati, è sicuramente dovuto al fatto che ha una storia veramente millenaria. Tanto è vero che hanno trovato in un villaggio neolitico delle tracce di coltivazione del papavero che risalgono a 7.000 anni fa. Adesso la pianta che andiamo a trattare è il biancospino. Ci dona immediatamente una sensazione di abbondanza e di grande presenza. È una pianta legata alla serenità, alla purezza. È una pianta che è legata a questo periodo, proprio perché fiorisce in questo periodo e i suoi fiori sono la parte più utilizzata sia a livello magico che a livello fitoterapico. In questo periodo ci sono due importanti feste che venivano celebrate, una in Nord Europa, ovvero il Sabba di Beltane, e in Italia i Floralia, dedicati alla Dea Flora. E questa pianta, il biancospino, era connessa a entrambe queste feste. Sappiamo che a Roma venivano create delle torce con il biancospino che venivano portate per aprire il corteo nuziale, mentre in Grecia, per esempio, il biancospino decorava gli altari. In Nord Europa è legato anche lì ai matrimoni, alle unioni e alle fate. E sappiamo che questa pianta è proprio la dimora delle fate e non si poteva tagliare né raccogliere i suoi fiori se non durante la festa di Beltane, proprio perché c'era una sorta di tabù rituale e anche di rispetto, proprio perché il mondo ferico nel Nord Europa era molto sentito. Essendo legato alle fate, il biancospino ci aiuta a connetterci con loro e quindi favorisce ispirazione e seconda vista. Trovo che questa pianta sia molto simile all'essenza delle madri paleolitiche. È una pianta rotonda, è una pianta abbondante, è una pianta
che nasconde in sé moltissime qualità e in più nasconde l'aspetto oscuro della natura che si manifesta nelle sue spine. Tanto è vero che proprio per le sue spine, nel periodo cristiano, veniva utilizzato contro streghe e demoni. Qui abbiamo ancora un'altra volta l'aspetto di una pianta legata alle pratiche delle streghe, alla medicina popolare, alle fate, che viene ribaltata e quindi viene presa dal nuovo culto per combattere il vecchio. Durante la passeggiata per registrare questo video ho incontrato altre due piante molto interessanti dal punto di vista dell'utilizzo magico, delle quali vi parlerò nei prossimi video, in particolare in un video che sarà dedicato esclusivamente alle erbe del solstizio estivo, quello che comunemente in Italia viene chiamato San Giovanni. Queste piante sono il timo e la ruta. Il timo è molto utilizzato anche in cucina, è molto aromatico, viene usato in tisane per aiutare l'apparato respiratorio nelle fasi di raffreddamento e anche in magia ha degli utilizzi davvero molto carini dedicati al mondo delle fate. La ruta è molto famosa, è una delle erbe considerate scaccia streghe, ma in realtà, come sempre, sappiamo che era una delle piante molto usate dalle streghe. Era una pianta protettiva come quasi tutte le erbe del solstizio, quindi ve ne parlerò la prossima volta nel video di giugno. Per il momento io vi saluto. Iscrivetevi al canale perché così ricevete gli aggiornamenti sui nuovi video e vi preannuncio che oltre al video dedicato alle erbe del solstizio che uscirà a giugno, ce ne sarà un altro nel mese di maggio a conclusione della nostra passeggiata virtuale tra le erbe primaverili.